Buongiorno, mi chiamo Nicoletta Bonanno e frequento il liceo scientifico Eisenberger di Monza e sono della classe quinta BL. Il mio tutor scolastico è la professoressa Roberta Sofi, mentre i miei tutor dell'osservatorio sono la dottoressa Rosa Maria Pansera e Agnese Mandrino. Il progetto PCT a cui sto lavorando si chiama Evelius dall'antico al moderno e ho avuto l'occasione di leggere l'articolo L'abbraccio fatale di una coppia di mostri e oggi andrò a intervistare appunto Alberto Sesana. Buongiorno Alberto, grazie per essere qui con noi. Ciao Nicoletta, e grazie a voi per questa opportunità, piacere di conoscervi. Ho letto con molto interesse questo articolo e mi piacerebbe porle qualche domanda. La prima domanda è: qual è stato il tuo ruolo nell'articolo L'abbraccio fatale di una coppia di mostri? Allora, il mio ruolo nell'articolo L'abbraccio fatale della coppia di mostri è stato un po' quello del l'avvocato del diavolo, come si suol dire. Nel senso che tu hai già parlato, intanto io ti do del tu, dai, anche tu dammi del tu. Intanto hai già parlato con Roberto e con Paola, giusto, che ti hanno spiegato nel dettaglio, insomma, quello che abbiamo fatto in questo articolo. In particolare stiamo cercando di stabilire quella che chiamiamo evidenza osservativa per la presenza di una binaria di buchi neri, quindi due buchi neri supermassicci che girano uno intorno all'altro, ok, in questa galassia particolare. Ora, stabilire la presenza di buchi neri supermassicci nelle galassie e buchi neri supermassicci binari è molto difficile, ok? Perché da un certo da, da, da un, dal punto di vista teorico non sappiamo esattamente che faccia abbiano questi oggetti, ok? Quindi è molto difficile stabilire quale sia la firma osservativa di una binaria di buchi neri supermassicci. E d'altra parte, qualsiasi segnale che cerchiamo che vediamo è contaminato da quello che chiamiamo rumore, ok? Per esempio, praticamente quando noi vogliamo osservare, per esempio, un'onda che ha una forma sinusoidale, adesso te la disegno, un'onda fatta così, no? Ok, teoricamente, bello, un'onda è facile da vedere, ok? Però se noi abbiamo uno strumento per osservare questo fenomeno, e questo strumento ha del rumore, ok? Magari la nostra onda deve fare i conti con del rumore fatto così. Ed è molto più difficile trovare in questo rumore quest'onda, ok? Perché qui c'è dentro l'onda, magari, ma l'onda è schermata, diciamo, è confusa dal fatto che c'hai tutto questo rumore. E il problema di osservare binari di buchi neri supermassicci nelle galassie è il fatto che i dati che abbiamo hanno una forte componente di rumore che confonde un po' quello che vediamo. Ok, quindi uno deve sviluppare dei test statistici, dei test rigorosi statistici che siano in grado di stabilire se un segnale come quest'ondina qua è presente in qualcosa che osserviamo che è molto più rumoroso, molto più confuso. Ok, ora il problema qual è il problema? È che il tipo di osservazione che stavamo cercando, cioè che stiamo cercando di stabilire, che è questa periodicità di cui ti hanno parlato Roberto e Paola, ok? Deve essere in qualche modo tirata fuori da questi dati rumorosi e può essere confusa anche con altri fenomeni fisici. Quindi il mio, diciamo, compito se vuoi, in tutto questo è stato quello di dire: ok, noi vediamo vediamo questa sorgente periodica, ma questa periodicità che vediamo, siamo sicuri che sia dovuta a una binaria di buchi neri supermassicci e non a sorgenti di rumore che possono in qualche modo creare dei dati che sono simili a una binaria di buchi neri supermassicci, ma in realtà sono solo rumore. E possiamo sviluppare dei test statistici che
che ci aiutino a determinare che effettivamente quello che vediamo è il segnale di una binaria di buchi neri e non è semplicemente rumore, ok? Siamo proprio sicuri? Quindi io, diciamo, sono stato quello, insieme ad un altro paio di autori, che andava proprio a fare le pulci alla modellizzazione statistica per essere sicuri che effettivamente il segnale che abbiamo visto fosse significativo, si dice, no? Significativo vuol dire che siamo sicuri con una certa confidenza che quello che vediamo sia effettivamente una binaria di buchi neri e non semplicemente del rumore. Spero che vagamente si sia capito. Grazie, ma per rumore si intende la radiazione di fondo o è un'altra cosa? No, no, qui per rumore intendiamo, si intendono due cose. Il primo è proprio il rumore dello strumento, cioè il fatto che lo strumento con cui osserviamo questa cosa è uno strumento X, e quindi prende, di fatto è sensibile ai raggi X. I raggi X sono dei fotoni ad alta energia che impattano su un rivelatore, ok? Ora, quando uno punta il telescopio verso una galassia, ci sono i fotoni X che arrivano da quella galassia lì, ma ci sono anche fotoni X che arrivano da altre direzioni, ok? E che in qualche modo creano del rumore nel rivelatore, ok? Quindi questa è una sorgente di rumore. Quindi questo, se vuoi, è il rumore legato alla rivelazione. Quindi ed è un rumore, diciamo, se vuoi, una sorgente tecnica di rumore. L'altra cosa invece, quindi questa è la prima. La seconda è il fatto che un andamento che va su e giù, così, in questo tipo qua, può essere determinato da una binaria, ma può essere anche determinato da processi, si dice stocastici, cioè processi random, di fatto, che avvengono intorno a un buco nero massiccio singolo. Cioè, se uno ha un buco nero massiccio singolo che accresce del gas, durante il processo di accrescimento viene emessa tanta luminosità, tanta radiazione, e viene emessa tanta radiazione anche nell'X, ok? Tuttavia, la radiazione che viene emessa nell'X non è stabile, cioè non è che se uno misura il numero di raggi X che ti arrivano al secondo, non è sempre lo stesso, ma fluttua in modo pesante. Perché? Perché il disco di accrescimento, diciamo, non è un disco di accrescimento omogeneo, e il processo di accrescimento è un processo turbolento, e quindi la variabilità dell'emissione X esiste anche se la sorgente che stiamo guardando non è una coppia di buchi neri, ma è un buco nero solo, ok? Quindi per rumore intendiamo, da un lato, il rumore proprio intrinseco nell'osservazione, e dall'altro il fatto che questo andamento, diciamo, su e giù, può essere dovuto anche ad altri fenomeni ambientali che non siano una binaria, ed è difficile distinguere tra le due cose. Grazie. La prossima domanda è: cosa si intende per tecnica del pulsar timing array? La tecnica del pulsar timing array, qui andiamo in un campo, diverso, se vogliamo. La tecnica del pulsar timing array è una tecnica per studiare i tempi di arrivo degli impulsi emessi da delle stelle particolari che si chiamano pulsar al millisecondo. Ok? Allora, una pulsar che cos'è? Una pulsar è una stella di neutroni. Ok? E una stella di neutroni è diciamo lo stadio finale della vita di una stella massiccia. Quando una stella massiccia finisce il suo combustibile, collassa, esplode, collassa su se stessa. Il nucleo di fatto è soggetto a un fenomeno fisico che si chiama neutralizzazione, per cui protoni ed elettroni si fondono e formano neutroni. Quindi il nucleo della stella collassa in una palla di neutroni. Gli strati esterni della stella rimbalzano su questa palla di neutroni e vengono espulsi. E questa è una supernova, ok? Quello che resta alla fine della supernova è una palla di neutroni che è di fatto una stella che ha un raggio di circa 10 km, più o meno come Milano, ok? Però ha una massa che è dell'ordine della massa del Sole. Quindi immaginati di prendere il Sole e di schiacciarlo dentro Milano, ok? Questa è una stella di neutroni.
Queste stelle di neutroni girano molto velocemente, ok? Ed emettono fotoni radio, emettono radiazione elettromagnetica nel radio dai loro poli magnetici, ok? Quindi quello che tu hai, ti faccio il disegnino. Quello che tu hai è una palla che emette radiazione nel radio dai poli, ok? E gira su se stessa. Ora, quindi quella che è praticamente un faro. Ogni volta che questo polo punta verso la Terra, tu vedi un blip, 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 ok? E questa è una pulsar. Quindi questo blip è molto preciso, ok? Perché questo è un oggetto enorme che gira molto velocemente e ti manda questi ticchetti che sono precisi praticamente al nanosecondo. Sono degli orologi praticamente perfetti, ok? Ora, la tecnica del Pulsar Timing Array è una tecnica che sfrutta la precisione di questi orologi per osservare le onde gravitazionali, ok? E come si fa questa cosa? Intanto, Nicoletta, non so se tu sai che cos'è un'onda gravitazionale. Sì, in linea di principio lo so. Magari i nostri ascoltatori non lo sanno, però. Ok, un'onda gravitazionale è una perturbazione dello spazio che si stira e si schiaccia, ok, periodicamente, a causa del moto di masse. A causa dell'accelerazione di sistemi massicci. Cioè, se uno avesse, adesso la nostra pulsar la cancelliamo, prendiamo la binaria di buchi neri supermassicci di cui stavamo parlando prima, ok? Quella della fatale attrazione della gravità. Questi sono due buchi neri massicci che girano uno intorno all'altro, ok? Secondo la teoria della gravità, della relatività di Einstein, la massa, cioè questi buchi neri massicci, curva la geometria dello spazio. E se questi buchi neri girano uno intorno all'altro, questa curvatura della geometria dello spazio di fatto dipende dal tempo, perché lo spazio curvato tende a seguire i buchi neri, ok? Quindi puoi immaginarti come se lo spazio, il tessuto dello spazio, si attorcigli su se stesso e questa perturbazione si propaga all'esterno come un'onda, ok? E questa è un'onda gravitazionale. Come analogia puoi considerare, se tu metti un dito in uno stagno e lo lasci lì, non succede niente. Se tu metti un dito in uno stagno e inizi a girarlo intorno, vedi delle onde che si propagano nello stagno. Diciamo che il concetto è una cosa diversa dal punto di vista fisico, però intuitivamente è la stessa cosa. Questo è lo spazio stesso che si stringe e si allarga, si dilata e si restringe per effetto appunto di queste onde gravitazionali. Ora, quindi che cosa succede? Se prendiamo adesso sulla Terra due oggetti A e B, ok? Ad una certa distanza L, ok? Se passa un'onda gravitazionale, quest'onda che cosa fa? Contrae e dilata lo spazio, ok? Quindi questa distanza L cambia nel tempo di un certo delta L, che tipicamente è molto più piccolo di L. Cioè l'onda gravitazionale modifica la distanza tra gli oggetti, ma di una frazione impercettibile in realtà, perché sono molto deboli queste onde. Ora, per osservare queste onde gravitazionali, quindi, è necessario misurare in modo preciso la distanza tra due oggetti. E questo è quello che si è fatto, per esempio, con gli interferometri tipo LIGO e Virgo, che hanno osservato le prime onde gravitazionali, di cui avrei sentito parlare. Una cosa simile si può fare col pulsar timing. Perché? Che cosa succede col pulsar timing? Che se noi siamo sulla Terra, una bella T di Terra qua, e abbiamo una pulsar
qui la nostra bella Prusa invece mette la nostra radiazione radio verso la Terra, ok? Se passa un'onda gravitazionale, l'onda gravitazionale cambia la distanza fra la Prusa e la Terra, giusto? Periodicamente. Quindi i fotoni, di fatto, la radiazione che viene emessa dalla pulsar deve percorrere più o meno spazio per arrivare alla Terra, a seconda che lo spazio si stia dilatando, si stia stringendo, giusto? E quindi cosa succede? Il tuo orologio, invece di essere preciso, 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 è sfasato, nel senso che alcuni ticchetti arrivano un po' prima e alcuni ticchetti arrivano un po' dopo. Ok? Questa cosa si chiama effetto Doppler. È come quando tu senti un'ambulanza che va, che di questi tempi purtroppo ne sentiamo spesso, no? Quando l'ambulanza si avvicina a te, senti una frequenza più alta, senti... E poi senti una frequenza più bassa quando si allontana. Questo è l'effetto Doppler. E succede la stessa cosa nelle pulsar. Quindi, l'idea del pulsar timing array che cos'è? È monitorare una serie di pulsar, quindi non una sola, ma un array, si dice in inglese, un insieme di pulsar, quindi pulsar 1, pulsar 2, pulsar 3, determinare questi sfasamenti nei tempi di arrivo delle pulsar per vedere se ci sono delle onde gravitazionali. E queste onde gravitazionali sono le onde che sono emesse da buchi neri supermassicci di milioni, miliardi di masse solari in binarie, in sistemi binari, come quello di cui parliamo nel lavoro con Paola e con Roberto. Grazie, ma dato che un'onda gravitazionale abbiamo detto che comunque riduce per un certo periodo di tempo, che comunque penso vari dalla frequenza dell'onda appunto, riduce la distanza tra due oggetti, ipoteticamente, teoricamente, non so nella pratica, si potrebbe creare con un'onda gravitazionale molto forte un wormhole per un periodo di tempo molto piccolo? No, perché allora la risposta è no, perché in realtà è vero che l'onda gravitazionale comprime e dilata lo spazio, ma la compressione e dilatazione dello spazio che genera è impercettibile, cioè non è che tu puoi comprimere lo spazio a un tale punto, a punto tale di, per esempio, creare un orizzonte degli eventi e quindi creare un black hole o un wormhole o qualsiasi altra cosa. È veramente una vibrazione impercettibile dello spazio. Per farti un esempio, la prima onda osservata da LIGO e Virgo, le onde gravitazionali che sono osservate con gli interferometri di Terra nel 2015, prime pagine dei giornali, rivoluzione scientifica e tutto. Allora, questo delta L diviso L, cioè la variazione della lunghezza sulla lunghezza, ok? Quindi la frazione di vibrazione dello spazio, la vibrazione relativa dello spazio, era dell'ordine di 10 alla meno 22. 10 alla meno 22 vuol dire che, presa la lunghezza di un interferometro tipo diversi chilometri, LIGO è lungo 4 chilometri, ok? La vibrazione, la variazione della distanza tra i due oggetti di cui stiamo misurando la distanza, che è appunto 4 chilometri, la variazione è stata di 10 alla meno 15 centimetri, che vuol dire un centesimo della dimensione del nucleo di un atomo. Quindi capisci che veramente la vibrazione è impercettibile, ok? Quindi non può avere conseguenze drammatiche quali, per esempio, la creazione di orizzonti, wormhole o altri oggetti astrofisici esotici, diciamo. Grazie. La prossima domanda è, ci potresti raccontare della missione ELISA e delle onde gravitazionali, appunto, e qual è la loro importanza in questa missione? Beh, ELISA, allora abbiamo parlato del pulsar timing, che serve per osservare le onde gravitazionali da buchi neri supermassicci come quelli che abbiamo studiato con Paola e Roberto. Adesso io
per completezza, questo è il nostro pulsar timing array, lo vediamo qua, abbiamo la terra e le pulsar, qua ci mettiamo anche la binaria, ok, che emette delle belle onde gravitazionali e questo è il nostro detector, così abbiamo fatto lo schemino di tutto, si intravede, dai, guardala lì che bella, la binaria che emette le onde, ok. Con LISA, LISA è un'altra tecnologia che ancora non esiste, ok, è uno strumento che ancora non c'è, mentre Pulsar Timing Array lo stiamo facendo già ora, per misurare onde gravitazionali, però, nello spazio. Ora, il principio di funzionamento, diciamo, tanto al chilo, è molto simile agli interferometri di Terra. Cioè, l'idea, ricordiamoci, l'idea di base è quella di avere degli oggetti che chiameremo A e B e misurarne la loro distanza, ok? Perché se passa un'onda modifica la distanza tra gli oggetti. Ora, questo è quello che facciamo sulla Terra con l'Aigue Virgo. Ora, in realtà con l'Aigue Virgo noi abbiamo tre oggetti, A, B e C, e misuriamo le distanze relative tra questi oggetti, ok? Come facciamo a misurare le distanze? Usiamo una tecnologia che si chiama interferometria laser. Ok, praticamente spariamo un laser nei due bracci dell'interferometro, il laser viene riflesso da degli specchi e quando si ricombinano, diciamo, le frange di interferenza del laser ci dicono come varia la distanza tra i diversi oggetti. No? Questo, diciamo, è il principio dell'interferometria laser. Ora, siccome siamo sulla Terra possiamo costruire degli interferometri che sono lunghi qualche chilometro, 5 chilometri, 10, magari 50 nel futuro, però non molto più grandi di così, giusto? Ora, l'idea di LISA qual è? L'idea di LISA è dire, beh, se invece di costruirlo a Terra, l'interferometro lo costruiamo nello spazio, non abbiamo più questo tipo di problemi, giusto? E quindi l'idea è la seguente. Mettiamo questi tre oggetti che si chiamano masse di test, di cui vogliamo misurare la distanza, dentro tre satelliti che lanciamo nello spazio. Quindi ora non abbiamo più un interferometro che è lungo 4 km, ma cambiamo scala del disegno, abbiamo il Sole, ok? Abbiamo la Terra, ok? E dietro la Terra che girano intorno al Sole, mettiamo questi tre satelliti che distano tra di loro 2,5 milioni di chilometri, ok? Quindi cosa facciamo? Mettiamo tre satelliti in orbita a distanza di 2,5 milioni di chilometri l'uno dall'altro e questi satelliti si scambiano fasci laser e questi fasci laser dicono come cambia la distanza fra i vari satelliti. Quindi con LISA possiamo costruire un interferometro di onde gravitazionali che è 1 milione di volte più grande di quello che possiamo fare a Terra, ok? Perché questo è importante? Perché se fai un interferometro 1 milione di volte più grande, puoi osservare lunghezze d'onda molto più lunghe. E lunghezze d'onda molto più lunghe vengono emesse da oggetti più massicci. Quindi, se con l'Aigue Virgo possiamo vedere la fusione di buchi neri di massa stellare, tipo di 10 volte la massa del Sole, per esempio, come quelli che appunto sono stati visti, con LISA siamo sensibili a oggetti, alla fusione di buchi neri con masse di milioni di volte la massa del Sole. E possiamo vederli ovunque nell'universo. E questo è importante perché noi sappiamo che al centro delle galassie ci sono questi buchi neri supermassicci. Sappiamo che le galassie emergono tra di loro, si fondono tra di loro, e i buchi neri supermassicci al loro interno anche si devono fondere tra di loro. Ma non sappiamo quanto spesso questo processo di fusione avvenga, non sappiamo quale sia la sua importanza nell'evoluzione galattica, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi con LISA, che dovrebbe volare fra 10-15 anni, se tutto va bene,
saremo in grado di osservare l'emissione da onde gravitazionali da questi buchi neri massicci ovunque nell'universo per finalmente capire la loro evoluzione, la loro formazione e il loro ruolo nell'evoluzione delle galassie. Grazie, ma le onde gravitazionali ci arrivano tramite i gravitoni? E se sì, quali sono le caratteristiche dei gravitoni che fanno in modo che questo accada? Questa è una domanda cattiva, però. Allora, le onde gravitazionali arrivano per mezzo dei gravitoni? Boh, nel senso che sì, facciamo così, se Nicoletta continua negli studi, fa fisica, prende un dottorato in fisica teorica e riesce a costruire una teoria consistente e coerente della gravità quantistica, allora sì. Nel senso che il gravitone è il messaggero della gravità designato in una formulazione quantistica della gravità. Ok? Per esempio, nella formulazione quantistica dell'elettromagnetismo, la radiazione elettromagnetica viene portata dal fotone. Dal fotone, giusto? Cioè il fotone, l'onda elettromagnetica è il fotone. Se la gravità fosse quantizzata, la radiazione gravitazionale, l'onda gravitazionale, sarebbe portata dal gravitone. Quindi il gravitone sarebbe il messaggero della gravità. Tuttavia, siccome una formulazione della gravità quantistica coerente ancora non esiste, perché la teoria della relatività generale, che è la miglior teoria che abbiamo al momento per spiegare la gravità, è una teoria classica, quindi non è quantizzata, non ci sono i quanti, non ci sono i gravitoni in relatività generale, ancora diciamo colloquialmente magari parliamo di gravitoni, però nella realtà appunto non esiste una teoria coerente che associ al campo gravitazionale, quindi alla gravità, queste particelle, ok? Però se appunto nel futuro qualche ricercatore o ricercatrice molto più brillante di me riesce a costruire una teoria della gravità quantistica, questo messaggero, questa particella sarà il gravitone. Grazie mille. La prossima domanda è: cosa pensi ci riservi in futuro? A quale domanda fondamentale ti piacerebbe rispondere con la tua ricerca? Ovviamente, allora, il campo di ricerca in cui lavoro fondamentalmente è l'astrofisica delle sorgenti di onde gravitazionali. In particolare mi occupo di buchi neri supermassicci, ok? Che sono questi buchi neri che stanno al centro delle galassie. Come dicevo anche prima, sappiamo veramente poco di questi buchi neri, perché per esempio al centro della nostra galassia, della Via Lattea, c'è un buco nero di 4 milioni di masse solari, ok? E al centro di M87, che è la galassia che sta al centro dell'ammasso di galassie di Virgo, c'è un buco nero di 6 miliardi di masse solari, cioè 6 miliardi di volte più massiccio del Sole. Ora, e questo è il buco nero, tra l'altro, di cui è stata fatta una fotografia 2 anni fa, se ti ricordi. È quello lì, 6 miliardi di masse solari. Ora, come si formino e come evolvano questi buchi neri è in larga parte un mistero. Nel senso che, per esempio, se tu consideri un buco nero di 10 volte la massa del Sole, sappiamo come si è formato. C'era una stella massiccia. Questa stella massiccia è collassata quando ha finito di bruciare il suo combustibile nucleare, è collassata e ha formato un buco nero di 10 masse solari. Però non esiste un meccanismo per formare un buco nero di un miliardo di masse solari, ok? Non ci può essere una stella di un miliardo di masse solari che collassa in un buco nero di un miliardo di masse solari. E quindi come si siano formati questi buchi neri supermassicci al centro di ogni galassia, perché li vediamo al centro di ogni galassia massiccia, e quale ruolo abbiano questi buchi neri nell'evoluzione delle galassie è in larghissima parte un mistero. Quindi quello che spero di fare con la mia ricerca, che cerco di fare con la mia ricerca ogni giorno, è quella di, anche attraverso le onde gravitazionali
e le osservazioni future di onde gravitazionali, di cercare di capire e scoprire come questi buchi neri supermassicci si formano, quale ruolo hanno nell'evoluzione delle galassie e quindi, in buona sostanza, capire i fenomeni di evoluzione degli oggetti che compongono il nostro universo. Questo è un po', diciamo, ovviamente l'obiettivo di tutti noi che facciamo astronomia, no? Cercare di capire più a fondo sostanzialmente i meccanismi che regolano il nostro universo e come mai vediamo quello che vediamo, qual è la motivazione fisica che c'è dietro, quali sono le leggi fisiche che sono dietro alla evoluzione dell'universo e che danno forma all'universo così come lo vediamo oggi. Grazie mille, ho finito con le domande. La ringrazio davvero per il suo tempo. Ma grazie tantissimo a te e a Maria Rosa per aver organizzato questa serie di interviste che insomma, spero siano state molto interessanti anche per te, per voi e per tutti quelli che spero ci vedano. Grazie mille, arrivederci. Grazie a te, ciao.